Il costo di gestione di questa casa è sui 50 centesimi al giorno. Oggi le conoscenze, i metodi, i materiali sono a disposizione di tutti. Pensare di ristrutturare in maniera efficiente è un affare, anche dal punto di vista economico. Sono Giorgio Malavasi, siamo a Spinea, in provincia di Venezia, e questa alle mie spalle è una casa solare, cioè una casa ad alta efficienza energetica che permette anche di risparmiare parecchio e anche di non inquinare. Che una famiglia abiti in una casa in classe G o che abiti in una casa solare passiva o perfino attiva, lo stile di vita va cambiato rispetto a quello di qualche anno fa. Le strategie per risparmiare credo siano quelle del buon senso: fare lavatrici a pieno carico, usare l'asciugatrice altrettanto a pieno carico, la lavastoviglie altrettanto, contenere anche le temperature, come dicevamo, del riscaldamento, non sprecare l'acqua. Credo che questo sia anche parte del patrimonio, della saggezza di tutte le nostre famiglie che oggi sono nelle condizioni di dover dare un giro di vite in più e far ricorso a quella saggezza storica che tutti noi abbiamo avuto sempre. Anche la soluzione di questa casa nasce da un percorso che nasce proprio quando cominciavamo a vedere d'inverno appunto le bollette. Matura una domanda, una triplice domanda: ma è mai possibile che non si riesca ad abitare in una casa che sia confortevole, che permetta di risparmiare e che non sporchi l'aria, non sporchi l'ambiente? Questa triplice domanda, che è nata un po' per volta negli anni, ha trovato una risposta in questa abitazione. E allora accomodatevi. Regola numero uno: non sprecare. Bisogna evitare che l'energia esca da casa. Per fare questo bisogna avere dei muri spessi, lo si vede per esempio da qua, con un cappotto molto significativo. In questo caso ci sono 24 cm di cappotto. Insieme a questo ci devono essere dei serramenti a tenuta ermetica, niente più spifferi. Il secondo ingrediente di una casa solare sono le energie rinnovabili, in particolare il sole. Sul tetto di questa casa ci sono dei pannelli fotovoltaici che producono l'energia elettrica che serve per la casa, per scaldare, che serve per raffrescare, per illuminare, per cucinare. Quando si produce energia elettrica e ce n'è in sovrabbondanza, questa viene stivata qui dentro, cioè nelle batterie di accumulo. L'insieme di queste due cose, pannelli fotovoltaici e batterie, consente a questa casa di avere un'autonomia nell'ordine dell'85% dell'energia necessaria per funzionare. Con questa applicazione si può vedere quant'è la produzione di energia elettrica e non solo. Questo numero misura i chilogrammi di anidride carbonica non emessi da questa casa. In 14 mesi da quando la casa funziona sono 5.988, quasi 6 tonnellate. Corrisponde questa mancata emissione di anidride carbonica a quanta ne viene assorbita da 179 alberi nello stesso periodo di tempo. Quindi in pratica è come se avessimo piantato virtualmente un boschetto. In questa stanza avviene una sorta di sposalizio fra il sole e la terra. La terra sta qui dentro, in questa scatola nera, cioè qui sfruttiamo la geotermia, ovvero il fatto che sottoterra, nel sottosuolo, la temperatura è pressoché costante tutto l'anno fra i 12 e i 15 gradi. In questa scatola nera entra aria da fuori. Poniamo in una mattinata di inverno di gennaio a 3 gradi sotto zero, entra 3 sotto zero, si incontra con i 12 gradi del sottosuolo e viene in parte scaldata. A questo punto dalla scatola nera si passa alla scatola bianca dove agisce il sole, cioè c'è una pompa di calore che scalda, grazie all'energia elettrica prodotta sul tetto, scalda l'aria dai 12 ai 35 gradi, cioè quanto basta per scaldare tutti gli ambienti della casa. Le finestre sono grandi, come si nota, e sono a sud per permettere di sfruttare al massimo l'energia del sole, invece d'inverno, quando di sole ce n'è bisogno per scaldare. Questa è una casa che non ha camini, non ha comignoli, perché è una casa che non ha sistemi di combustione e quindi non c'è bisogno di far uscire da nessuna parte nessun tipo di gas. Rispetto a una casa in classe G, ce ne sono tantissime, milioni in Italia, credo che risparmio che questa casa riesce a conseguire nell'arco di un anno sia nell'ordine dei 3-4 mila euro. Una casa efficiente ristrutturata costa la stessa misura di una casa ristrutturata in maniera ordinaria, perché si spende qualcosa di più per l'isolamento, ma si spende di meno già, per esempio, per gli impianti. Oggi tutto questo non solo è alla portata
dei metodi, dei materiali, ma ci sono anche agevolazioni statali, fiscali, che sono assolutamente utili per ridurre al massimo l'investimento e avere dei tempi di recupero molto veloci.